Si è svolta a Bologna dall'8 all'11 settembre la 28ª edizione di Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, vetrina d'eccellenza che rappresenta un settore in costante crescita, ma anche una piattaforma di confronto ed approfondimento sui vari temi del comparto. Oltre 920 gli espositori presenti, il 10% in più rispetto all'edizione precedente, e circa 70 gli appuntamenti tra workshop, convegni e presentazioni. Tra questi è risultato di particolare interesse l'evento dedicato alla detergenza sostenibile, una tematica ancora in fase pionieristica in termini di soluzioni, ma non certo nuova a dermatologi ed allergologi che ne conoscono bene gli effetti sulla salute. Il convegno è stato promosso dall'ente di controllo e certificazione CCPB e dall'azienda bolognese Biochimica, che proprio a Sana ha presentato Biopura, una nuova linea di prodotti per la casa ed il bucato realizzata con ingredienti vegetali attivi e privi di sostanze allergizzanti. Il dottor Alessandro Latini, direttore ricerca e sviluppo di Biochimica, ci parla di questo prodotto particolarmente innovativo. L'idea di Biopura nasce dalla consapevolezza che i consumatori oggi cercano nello stile di vita di tutti i giorni delle azioni che contino qualcosa sia per la loro salute che per l'ambiente in generale. Quindi abbiamo pensato che di rispondere a un'esigenza delle persone sviluppando un prodotto che avesse come primo obiettivo quello di minimizzare i rischi di allergie. Le allergie sono in crescita continua, le percentuali di persone con questi problemi o che ha la consapevolezza di questi problemi sta aumentando, quindi c'è un'esigenza del mercato. Quindi noi abbiamo avviato lo studio di questi prodotti a questo scopo. Parliamo di prodotti ecosostenibili e appunto attenti alla salute del consumatore finale. Vogliamo elencare un po' tutte le caratteristiche, perché parliamo anche poi di contenitori in plastica riciclabili, c'è una serie di caratteristiche importanti. Certo, noi abbiamo studiato questi prodotti sicuramente partendo da una selezione molto accurata degli ingredienti, quindi abbiamo selezionato degli ingredienti che in nessun modo contenessero sostanze allergizzanti e per di più sia per i tensioattivi, i solventi, gli ingredienti minori che venissero da fonti non fossili, quindi da fonti vegetali rinnovabili. La stessa cosa quindi anche per la plastica, in modo da utilizzare esclusivamente plastiche riciclabili, sempre per minimizzare l'impatto sull'ambiente. La nostra linea di prodotti è stata pensata principalmente per essere sicura per i consumatori. Sono state incontrate diffidenze, ostacoli, qual è il percorso per arrivare a questo prodotto? E poi parliamo anche di certificazione CCPB. Diciamo che la nostra idea di prodotto si è sposata molto bene con le richieste che poi sono venute dall'ente certificatore, che erano richieste sicuramente molto rigorose, in particolare sulle materie prime. Forse l'ostacolo principale che abbiamo ottenuto è stato proprio quello di poter selezionare le materie giuste. E questo però è stato fatto per tutti gli ingredienti, escludendo ad esempio tutti quei componenti che pure la legge ci consente di utilizzare, ma che o non erano secondo noi rientranti nella logica che avevamo in mente, oppure non erano strettamente necessari nelle formulazioni, quindi per contribuire al processo di lavaggio. Quindi detergere in modo ecosostenibile è possibile? Sicuramente è possibile, perché noi siamo convinti che si possono rimpiazzare adeguatamente quasi tutti gli ingredienti che derivano da fonti fossili con ingredienti alternativi da fonti rinnovabili che hanno le stesse caratteristiche. E nei casi in cui questo non è possibile si può però rimediare a questo problema bilanciando opportunamente i diversi componenti della formula, e alla fine il risultato è sicuramente, in base ai nostri test ma anche prove fatte diciamo con consumatori, più che soddisfacenti.